Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Quante volte si è parlato in passato di testosterone e tumore della prostata? E molte persone, ancora molti medici, hanno la certezza che il testosterone induca il carcinoma della prostata. E chiaramente ne hanno una prova perché ti dicono: beh, ma la terapia antiandrogenica, la terapia con inibitori della produzione o dell'azione del testosterone riducono il tumore della prostata. In effetti è un discorso molto ampio, molto complesso. Si è visto come probabilmente sono proprio invece gli estrogeni quando dominanti, e quindi ecco nell'età più avanzata che spiega l'insorgenza della patologia, quando vi è quindi uno sbilanciamento fra la presenza di androgeni ed estrogeni, l'eccessiva presenza di estrogeni fa sì che vi sia un iperstimolo a livello prostatico, sia in senso di iperplasia, ipertrofia prostatica, come anche nella induzione e mantenimento del tumore della prostata. Ma l'argomento che volevo così un attimino esporre in questo breve video di oggi è che non abbiamo mai pensato a un ormone che potrebbe anche proteggere noi maschietti dall'insorgenza della iperplasia prostatica e del tumore della prostata. L'ormone è il progesterone e nella catena metabolica di sintesi degli ormoni sessuali di estrogeni e di testosterone vediamo che nella parte iniziale abbiamo il colesterolo, il pregnenolone e poi il progesterone, da cui attraverso varie catene enzimatiche ne può derivare la produzione di estradiolo, quindi di estrogeni o di testosterone. Il progesterone ha dei recettori a livello prostatico e noi ricordiamo che il carcinoma della prostata deriva dall'epitelio, ma anche lo stroma dà un grosso contributo alla crescita della neoplasia e anche chiaramente dell'ipertrofia prostatica. Ci sono recettori per il progesterone, a livello stromale abbiamo recettori per gli androgeni, abbiamo recettori alfa per gli estrogeni e abbiamo recettori per il progesterone. E si è visto come l'attivazione di questi recettori abbia un'azione soppressiva nei confronti della crescita abnorme che abbiamo nell'iperplasia prostatica e nel tumore della prostata. Quindi questo è il messaggio: progesterone, che ormone ancora sconosciuto e che viene così affidato essenzialmente al mondo femminile, che identifichiamo con gli estrogeni, con il progesterone, teniamone conto che è presente anche nel corpo dell'uomo, che ha numerose azioni e forse potrebbe avere un'azione, no, forse ha sicuramente un'azione soppressiva per quanto riguarda la crescita prostatica. Per cui iniziamo anche a ipotizzare che nell'uomo affetto da malattia prostatica sia giusto dosare anche livelli di progesterone e nel caso questo fosse basso cercare chiaramente di ottimizzarlo. Oggigiorno questo è fattibile anche con gli ormoni bioidentici e con una terapia di cui si occupa spesso l'andrologo, l'endocrinologo, qual è una delle mie perfezionamenti, che si dedica in maniera elettiva anche, diciamo così, al trattamento anti-aging, alla terapia anti-aging di noi maschietti. Con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata, per chi si avvicina alle ferie, buone ferie e ci vediamo nel prossimo video.